Ho una bambina che ha 3 anni e una che il 27 maggio ne farà due. E poi ne ho avuta una in affido per 8 anni. A settembre l'affido si è concluso. Mi era stata data la possibilità di prenderla in affido a tempo indeterminato. Ma io non ho firmato. Quando sono arrivata a dover firmare i documenti, c'era la firma di mio marito, mancava la mia, non me la sono sentita perché la conosco ormai meglio della madre. E avevo visto negli ultimi mesi che questa decisione la faceva soffrire tanto. Siccome si avvicinava, quindi questa cosa è successa a giugno perché l'affido poi è finito a settembre, quindi a 15 anni e mezzo, era in grado di capire che sarebbe stato un distacco per sempre. E quindi ho chiesto ai servizi sociali, ho detto rinuncio io, però facciamola provare a vivere con questi genitori, perché comunque sono una brava famiglia, che hanno avuto problemi di documenti, di permesso di soggiorno perché sono stranieri. Quindi magari si sono trovati a lasciarla senza neanche rendersene conto, presi dalla suora che li ha convinti, lasciatemela, pagatemi, poi ve la ridò, e invece in Italia se lasci un bambino in un istituto nessuno te lo ridà. Si attivano i servizi sociali. Dico che la cosa di diventare mamma forse mi ha aiutato, perché ho detto che non era giusto che lei non provasse, era impossibile che non sentisse questo legame con la madre. E quindi forse la madre, nonostante sia più grande di me, però cresciuta in un'altra nazione, con altre possibilità, forse non aveva la maturità per apprezzare quando è nata questa bambina. Poi le è nato subito un altro secondo figlio. Con un po' di problemi di salute, lei si è occupata dell'altro e questa bambina, molto brava, molto buona, molto intelligente, è stata subito lasciata, un po' dai nonni, un po' dagli zii, un po' in un istituto in Albania, poi in un istituto in Italia. Quindi forse ora lei si rende conto, ora che ce l'ha in casa, che la vive. Poi devo dire da parte loro, forse perché sono un'altra cultura rispetto a noi. Noi si dice le mamme italiane perché molto possessive, gelose, fin troppo. Loro invece hanno la concezione che i figli vanno divisi quasi nella comunità. Non le faceva tanta impressione come a noi, come l'ha abbandonata, non la chiamava per 3 mesi, non è venuta a trovarla quando è stata ricoverata in ospedale. Per noi erano scelte inconcepibili, cioè il tribunale, i servizi sociali, la psicologa, no, non è matura, la dobbiamo assolutamente allontanare dalla famiglia. Però io l'ho capita, l'amore non mancava, mancava proprio una maturità e di educazione. Quando sono rimasta incinta lei ha avuto un po' un tracollo. Quando è nata la voleva prendere, non la voleva prendere, i giorni prima diceva non sono sicura se le vorrò bene, non sono sicura se la sentirò come una mia sorella, non sono sicura, aveva tanti dubbi. Come mi è venuta a trovare in ospedale, l'ha presa in braccio, si è innamorata e da lì non si è staccata. E a me tutti mi dicevano vedrai che adesso che avrai, hai partorito ti accorgerai della differenza d'amore. Io ancora non ci sono arrivata a questa grande differenza, dico la verità. Perché l'altra è stata una bambina che proprio ho scelto, cioè io facevo volontariato in questo istituto che è stato chiuso perché c'erano dei problemi gravi, molto gravi, ci sono stati dei bambini che hanno subito delle violenze. È stato chiuso in fretta, io il primo giorno che lei è arrivata ho aperto la porta, ci siamo guardate e ci siamo scelte, quindi poi non me la sono sentita di abbandonarla. Il figlio non te lo scegli, non lo guardi negli occhi, non arriva e te lo trovi fra le braccia e tu lo senti perché è una cosa, è un'esperienza bellissima. Io dico non fate l'epidurale, provate se potete, perché chiaramente chi può, provate il parto naturale perché è vero che è un'esperienza unica, cioè partorirete con dolore, ma è un dolore che è una gioia talmente grande, veramente scopri il confine fra il dolore e l'amore, cioè, e la gioia. Dice, non è possibile che ho sofferto e sono così felice. Sì, è vero. Però anche per l'altra io ho sofferto e la felicità è la stessa. Le voglio comunque bene. Magari è un amore diverso, nel senso che forse è un amore più maturo, cioè non è stato quell'amore istintivo che può essere quello di attaccare al seno un figlio. Quindi è stato un amore che si è costruito passo passo, soprattutto con l'affido. Tu il bambino all'inizio non lo conosci, sai che lo ospiti solo per un determinato periodo di tempo. Sei anche tanto, ti trattieni molto perché non ti vuoi attaccare, sai che non ti devi sostituire alla madre, quindi fai
puoi essere più come una zia, una sorella grande, ma non la madre, perché l'importante dell'affido è quello, cioè aiutarli nel momento di difficoltà perché poi si possano reinserire. E questi bambini hanno bisogno d'amore, nel mondo c'è un bisogno d'amore disperato, ovunque, ad ogni angolo dove ti giri trovi qualcuno che ha bisogno d'amore. Quindi non è giusto trattenersi, chi lo può dare è giusto che lo dia. È importante tenere la distanza nel momento della gerarchia dei rapporti, cioè far capire che ti posso volere così bene anche se non sono tua madre, cioè io non sono tua madre ma ti posso voler bene, perché oggi comunque le famiglie sono diventate, non c'è più la famiglia, sono figli di separati, genitori che si risposano, che si rincontrano, che hanno altri figli. Quindi l'importante è far capire che si può amare indipendentemente dai legami di sangue e da quello che la società in un certo senso ti ha cercato di imporre o ti ha fatto conoscere fino adesso.